Ok, salve, buonasera a tutte le studentesse, a tutti gli studenti dell'Università di Bologna che sono connesse e connessi. La prima cosa, appunto, vi saluto, tenuto conto del periodo in cui ci troviamo, mi auguro, la prima cosa che stiate bene, per quel che è possibile, star bene in questo periodo, in questa situazione di emergenza imprevista assolutamente fuori da ogni nostra previsione, appunto. Mi auguro che siate bene dal punto di vista della salute, del benessere complessivo, dell'umore e quant'altro. Questa era la prima cosa da dire. La seconda è ringrazio sentitamente, sinceramente, i coordinatori dei corsi di laurea in filosofia e scienze filosofiche che mi hanno gentilmente invitato a partecipare a questa iniziativa delle letture filosofiche, dunque mi hanno invitato a svolgere a mia volta una lettura filosofica. Mi inserisco in questo contesto, dunque, in questa serie di letture filosofiche con molti colleghi e colleghe. Per quando mi è stato chiesto io sono Stefano Marino, insegno estetica, questo dovreste saperlo, comunque, cioè, immagino, abbiate visto il programma. Comunque sono Stefano Marino, sono professore di estetica. Insegno elementi di estetica contemporanea, poetica retorica e poi in inglese Aesthetic Lifestyle, Active Lifestyle, Aesthetics, Globalization e Pop Culture Theory. Sono tutti insegnamenti di estetica, il mio settore. Quando mi è stato chiesto, appunto, essendo stato invitato gentilmente a prendere parte a questo evento, mi è stato chiesto di scegliere un tema. Ci ho pensato un attimo, ho deciso di scegliere il tema che probabilmente avrete già visto: filosofia della musica rock, a partire da una lettura, visto che svolgiamo qui delle letture filosofiche, una lettura di alcuni passi dal quarto capitolo del libro Estetica pragmatista di Richard Schusterman. Ho scelto questo argomento che potrà sembrare, forse sarà sembrato ad alcuni o alcune di voi un po' particolare, filosofia della musica rock. L'ho scelto per vari motivi, perché me ne occupo, perché filosoficamente, perché risponde anche a un mio interesse personale, a una grande passione. Perché lo trovo un argomento interessante, pochissimo discusso, poco discusso in generale a livello del dibattito internazionale, seppur presente, e troppo poco discusso ancora, soprattutto nel contesto italiano. E dunque mi sembrava opportuno da questo punto di vista. Lo stimolo principale a scegliere fra i vari argomenti questo è stato dovuto anche al fatto, una lettura recente al libro, qui faccio un po' di polemica intellettuale, mi permetto di cominciare così, in maniera polemica. Sto leggendo in questo periodo Strange Tools, Art and Human Nature di Alban Noé, che è un filosofo della percezione della mente molto conosciuto e influente in questo momento, che in questo libro tenta di applicare la sua teoria della mente estesa al campo dell'estetica. È un libro interessante sotto vari punti di vista, se non che il quindicesimo capitolo, Air Guitar Styles, si intitola così, questo è il libro, contiene, è un libro recente del 2016, quindi siamo appunto nel vivo del dibattito estetico contemporaneo. Questo capitolo, Air Guitar Styles, che sviluppa un tentativo di approccio filosofico alla musica, alla pop music, alla rock, musica rock, come vogliamo chiamarlo, contiene una serie di luoghi comuni che mi hanno lasciato abbastanza sconcertato, insomma, non che sia la cosa più importante, il problema più importante del mondo in questo momento. Purtroppo ci sono problemi ben più seri, però da lettore mi ha lasciato perplesso che uno studioso così importante e influente dedichi un capitolo alla pop music, sommando una serie di luoghi comuni, spesso a mia modestissima opinione, molto banali. Dunque, il fatto che io stia leggendo in questo periodo questo libro mi ha probabilmente spinto, insieme ad altre motivazioni, a scegliere questo argomento. E Schusterman mi è sembrata una buona opzione sotto questo punto di vista. Anche perché quando si parla di filosofia e musica rock, spesso si va incontro, tutt'oggi mi è capitato personalmente varie volte, a obiezioni,
si notano facilmente molti pregiudizi, quelli che a me appaiono, molti pregiudizi che, tanto per capirci immediatamente, quando si sviluppa, qualcuno sviluppa un'indagine di filosofia del cinema a qualunque livello, tendenzialmente nessuno ha delle obiezioni da porre, eppure il cinema appartiene a tutti gli effetti, alle quelle che vengono chiamate a volte le belle arti industriali, le arti legate all'industria culturale, c'è cioè un'industria dietro il cinema, l'industria cinematografica, eppure nessuno giustamente obietta se si sviluppa un'indagine di filosofia del cinema. Lo stesso, in maniera per me strana, qualcosa che mi sorprende, lo stesso non accade se si sviluppa un'analisi di filosofia e musica rock. Questa cosa mi continua a sorprendere, lo trovo appunto alla radice di questo. Tendo a vedere dei pregiudizi che forse vanno un po' combattuti con delle argomentazioni, come si fa normalmente in filosofia. E allora ci sono vari autori che si sono. Il campo esiste anche, soprattutto a livello di dibattito internazionale, oltre a classici studi, seppur tendenzialmente critici, ma classici e importanti, come quelli di Adorno, c'è ad esempio la trilogia. I libri di estetica del rock di Theodor Gracz, Listening to Popular Music. I Wanna Be Me, Rock Music and the Politics of Identity, and Rhythm and Noise, sono tre libri, li ho qui, di Theodor Gracz, molto interessanti di estetica del rock. Essendo disponibile in italiano l'estetica pragmatista di Schusterman, che dedica un capitolo, il quarto nell'edizione italiana, al tema Forma e Funk, e questo è il titolo del capitolo di cui leggerò, commenterò una serie di passaggi. Forma e Funk, la sfida estetica dell'arte popolare. Il quarto capitolo dell'edizione italiana di Estetica Pragmatista, il libro forse più famoso di Richard Schusterman, corrisponde al settimo capitolo dell'edizione originale perché il libro ha avuto 14 traduzioni in varie lingue, se ricordo bene sono 14 o 15, quindi è un libro che ha avuto molto successo, ha suscitato un ampio dibattito, Estetica Pragmatista. E nelle varie edizioni sono state apportate a volte delle modifiche con l'autorizzazione, ovviamente il consenso dell'autore. Ecco, Estetica Pragmatista offre una prospettiva di un tipo particolare, una prospettiva filosofica pragmatista, come dice il nome stesso. Il titolo stesso, su vari argomenti, non è un libro di filosofia della musica né di filosofia della musica rock, tratta molti argomenti. Dedica un capitolo a quella che Schusterman chiama la sfida estetica dell'arte popolare, dunque l'arte popolare come incarnante una vera e propria sfida. Sfida nei confronti di cosa? Nei confronti di quella che Schusterman, nel capitolo precedente, ha chiamato l'ideologia estetica, la estetica ideology, l'ideologia estetica dell'estetica tradizionale, potremmo dire, nella narrow conception of aesthetics, come la chiama Schusterman in alcuni passaggi, la concezione ristretta dell'estetica e dell'estetico, di cui avete già sentito parlare, dell'estetico, della dimensione estetica ieri dal professor Matteucci che vi ha parlato di Adorno. Dunque, l'arte popolare come incarnante una sfida estetica nei confronti di una certa concezione ristretta dell'estetica che secondo Schusterman va ampliata. Io procederò dopo aver fornito questi cenni molto rapidi, essenziali a ciò che leggerò, quindi alcuni passaggi, fondamentalmente dai primi due paragrafi. Di questo quarto capitolo di Estetica Pragmatista, che è uscito nel 2010 per le edizioni dell'editore Estetica di Palermo, in una traduzione italiana curata dallo stesso Giovanni Matteucci, che ho appena citato, che ieri vi ha parlato di Adorno. Essendo la traduzione molto affidabile, come generalmente accade con le traduzioni di Giovanni Matteucci, non farò riferimento al testo originale perché per l'appunto la traduzione italiana è molto affidabile, quindi non è necessario far ricorso al testo originale per correggere eventuali passaggi, non è il caso. Quando le traduzioni sono affidabili, per fortuna, questo non serve.
Allora, prima di procedere, faccio però alcuni cenni molto rapidi a Schusterman, perché non è detto che tutte e tutti voi lo conosciate. Ciò è possibile, ma non è scontato. Per farlo, citerò alcuni testi fondamentali di quest'autore, accanto a una lista molto rapida, accanto a Pragmatist Aesthetics, appunto Estetica Pragmatista, che rimane probabilmente il suo libro più famoso e anche forse teoreticamente più vincolante. Oltre a questo mi servirò del paragrafo su Schusterman in questo libro, dunque in qualche modo vi segnalo e vi suggerisco perché secondo me è un ottimo libro sul pragmatismo recente del 2015, Il pragmatismo dalle origini agli sviluppi contemporanei, a cura di Rosa Calcaterra, Giovanni Maddalena, Giancarlo Marchetti, edito da Carocci, che fa una panoramica sulla storia del pragmatismo, panoramica storica e teorica, e dedica per l'appunto un paragrafo a Richard Schusterman, in qualche modo testimoniando la rilevanza del contributo di quest'autore allo sviluppo di questa corrente filosofica moderna e contemporanea, il pragmatismo statunitense. Schusterman è un autore vivente, nato nel 1949, tuttora molto attivo, non soltanto attivo, ma è molto attivo, sia sul piano delle pubblicazioni che delle conferenze e molto altro. Dopo gli studi all'Università di Gerusalemme, ha proseguito con il dottorato a Oxford, quindi è stato visiting professor, poi associate professor e infine full professor alla Temple University, e dal 2004 è Dorothy Schmidt Eminent Scholar in Humanities e Professor of Philosophy alla Florida Atlantic University, che è attualmente, dal 2004 a oggi, la sua università di afferenza. Il suo percorso, come ci dice appunto la presentazione di Schusterman in questa storia del pragmatismo che parte da James e arriva fino a oggi, il percorso di Schusterman si è snodato attraverso molteplici sentieri che variano dalla filosofia alle arti performative, passando per la letteratura e la musica. La formazione di Schusterman è avvenuta in un primo momento nel campo della filosofia analitica, per spostarsi poi nel campo del pragmatismo, in particolare, come dice lui stesso nella prima pagina di quel capitolo, il capitolo quarto di Estetica Pragmatista, un pragmatismo deweyano, ispirato alla filosofia di John Dewey, in particolare alla teoria dell'esperienza di John Dewey. Il concetto di esperienza gioca un ruolo molto importante nella filosofia di Schusterman, il quale, continua a leggere, ha sempre lavorato al confine tra diverse tradizioni e discipline, celebrando tale promiscuità come una delle virtù caratteristiche della filosofia contemporanea, che consente, secondo Schusterman, di andare al di là di una certa asfittica deriva troppo tecnicista. I suoi studi di estetica, il contributo alla scholarship pragmatista, l'ideazione della somma estetica è lo sviluppo che Schusterman ha dato da un certo momento in poi, vale a dire tra la fine degli anni 90 e gli anni 2000, soprattutto con l'aggiunta di un nuovo capitolo alla seconda edizione di Pragmatist Aesthetics, un capitolo dedicato proprio alla somma estetica, e lo sviluppo originale che Schusterman ha dato ormai da una ventina d'anni questa parte all'estetica pragmatista. E dunque l'ideazione della somma estetica rappresentano delle eccellenze nei rispettivi contesti e hanno generato un importante dibattito. Il pragmatismo, inteso da Schusterman come pratica filosofica e come modo di vita da mettere in pratica anche attraverso una peculiare disciplina del sé, piuttosto che come una dottrina o un programma sistematico da applicare meccanicamente. Fra le opere, quindi questo, pochi passaggi da quel profilo di Schusterman in quella storia del pragmatismo che vi ho, recente, del 2015, che vi ho citato. Dunque, concetti fondamentali nella filosofia di Schusterman, possiamo citare quelli di esperienza, di arte, anche di interpretazione nella sua prima produzione, di popular culture, di cultura popolare e di arte popolare, con un focus per l'appunto
sulla musica rock. Pur non essendo un libro di filosofia della musica, la musica rock è l'esempio principale scelto da Schusterman per esemplificare una serie di sue tesi filosofiche più generali, applicabili per l'appunto alla legittimazione estetica dell'arte popolare. Abbiamo dunque la popular culture, la somma estetica e anche il rapporto fra etica ed estetica. È stato molto indagato da Schusterman. Somma estetica che ha un organo ufficiale, il Journal of Soma Aesthetics, e varie conferenze svolte in varie parti del mondo, quindi appunto a testimonianza di un dibattito molto vivace, attivo e proficuo. Fra i suoi libri, oltre a Pragmatist Aesthetics, Living Beauty and Rethinking Art è il sottotitolo, edito in prima edizione nel 1992, in seconda edizione nel 2000. Abbiamo Practicing Philosophy, Performing Live, Body Consciousness, tradotto anche in italiano, Thinking Through the Body e Bodies in the Streets come curatore, che è un libro del 2019, a testimonianza, un libro molto interessante, secondo me, testimonianza della piena attività di questo autore tutt'oggi, un libro uscito negli ultimi mesi del 2019. Ok, questo è un po' l'autopresentazione, la presentazione delle motivazioni per cui ho scelto questo argomento e del filosofo in oggetto. Adesso io, anche sul consiglio dell'amico Luca Guidetti che ho sentito oggi, disattiverò il video perché mi è stato consigliato, perché rischia di sovraccaricare la connessione, di creare problemi, dunque è meglio lasciare soltanto l'audio, non il video. Prima però di cominciare concretamente la lettura, dato che come dire, parlare di musica senza ascoltarla può essere un po' arido e sterile, io ho anche una voce un po' monotona, tutto sommato. E inoltre sono vari esempi che secondo me utili e recenti o relativamente recenti che possono applicare, possono essere calzanti per alcune delle tesi presentate da Schusterman. Disconnetto il video e ci prendiamo 4 minuti vi propongo un ascolto musicale, poi cominciamo la mia lettura appunto con la mia voce un po' monotona, sicuramente peggiore di quella del musicista, del cantante che andiamo ad ascoltare, visto che è della band che andiamo ad ascoltare, visto che ci troviamo in un periodo in cui nulla è al suo posto, possiamo dire così, non, ammesso che, ammesso e non con mi sentite? Mi è arrivato un messaggio, il mio audio era stato disattivato. Spero che si sia riattivato. Ammesso e non concesso che il mondo avesse un ordine saltato, non è, come diceva Adorno, non è affatto detto che sia così, però visto che nothing is in its right place, potremmo dire in questo periodo, ahimè, ci ascoltiamo Everything in its right place. Ok, come era prevedibile ho commesso un errore, vale a dire non ho condiviso l'audio, tipica, sapevo che sarebbe successo.
Ok, sono presi questi 3 minuti di ascolto dei Radiohead, sperando che Everything in its Right Place possa essere di buon auspicio, diciamo, che le cose tornino al loro posto. Bene, ho detto che ho scelto il brano per un po' evocativo il titolo, perché amo molto la band, e anche per al di là di questo, perché una cosa che troveremo subito, adesso comincia appunto la parte di lettura filosofica, troveremo subito nella primissima pagina di Forma e Funk, la sfida estetica dell'arte popolare, questo capitolo di estetica pragmatista, una cosa che troviamo immediatamente è la vocazione antidualista o antidicotomica dell'approccio schustermaniano alla questione, all'estetica in generale, in coerenza con il suo pragmatismo dueiano in generale e del suo approccio alla sfida estetica della popular music, della musica popolare, della musica rock in particolare. I Radiohead sono un esempio, i miei studenti e le mie studentesse lo sanno, che propongo varie volte, perché scompaginano abbastanza semplicemente con la loro opera certe categorie appunto, che a volte si tendono ad applicare in maniera un po' meccanica e dicotonica. Nel caso di Radiohead sono, per vari motivi, non mi soffermo su questo, un ottimo esempio, secondo me, per mettere in discussione, anche a livello teorico, un approccio dualistico al rapporto fra cultura alta, cosiddette cultura alta, cultura bassa, highbrow, lowbrow, dicono gli americani, o musica seria, musica popular, tutte queste dicotomie. Allora, cominciamo con la lettura. Quindi leggo da Forma e Funk. L'arte popolare non ha avuto popolarità tra gli studiosi di estetica e i teorici della cultura, perlomeno non nella loro attività professionale. Quando non del tutto ignorata, perché disprezzata, essa viene solitamente declassata a spazzatura senza valore e senza gusto. La denigrazione dell'arte popolare o della cultura di massa, e il dibattito sul termine adatto è significativo e istruttivo,
sembra particolarmente convincente, dal momento che è ampiamente avallata da intellettuali con punti di vista e programmi sociopolitici profondamente diversi. Essa offre infatti una rara occasione in cui reazionari di destra e marxisti radicali si prendono per mano e fanno causa comune. È difficile opporsi a una così potente coalizione di pensatori per difendere l'arte popolare. Eppure, scrive Schusserman, eppure è esattamente questo il mio scopo in questo capitolo e per molteplici ragioni. Il mio pragmatismo dewiano non solo mi rende critico dell'esoterismo alienante e delle pretese totalizzanti dell'arte elevata, ma anche estremamente sospettoso di ogni essenziale e invalicabile separazione tra i suoi prodotti e quelli della cultura popolare. Inoltre, la storia stessa ci mostra chiaramente che le forme di intrattenimento popolare di una cultura, per esempio la tragedia greca o anche quella elisabettiana, possono diventare classici di alto livello di epoche successive. Infatti, anche all'interno di uno stesso periodo culturale, una certa opera può funzionare sia come arte popolare sia come arte elevata, a seconda di come venga interpretata e accolta dal suo pubblico. Adesso il mio commento, nel rileggere questi passaggi oggi in preparazione della lettura, come esempio che voglio proporre, dove gli esempi spesso sono utili di fronte anche ai concetti della filosofia, come esempio mi è venuto in mente per esempio un caso come Bob Dylan, chiaramente a tutti gli effetti ascrivibile la storia della musica popular, uno dei suoi, e dunque dell'arte popolare, e addirittura a livello della musica folk, dunque affondante le sue radici dal punto di vista del materiale musicale in quanto di più popolare può esserci, e al tempo stesso premio Nobel per la letteratura. Dunque, un esempio che mi sembra funzionale, calzante rispetto, è contemporaneo, molto vicino a noi, un esempio calzante per quello che ha appena detto Schusterman su ciò che può accadere all'interno di uno stesso periodo culturale, il funzionamento di una certa opera o di un certo artista, sia sul piano dell'arte popolare, sia sul piano dell'arte elevata. Proseguo con la lettura. Poiché i confini tra arte elevata e arte popolare non sembrano né chiari né incontestabili, molti film, per esempio, sembrano essere a cavallo delle due, parlare di esse semplicemente in generale, come io farò, dice Schusterman, implica considerevole astrazione e semplificazione filosofica. Ma dal momento che tutte le condanne dell'arte popolare sono formulate in termini binari così semplicistici, mi sento giustificato a usarli per la sua difesa. Anche se spero che tale difesa condurrà alla fine a una dissoluzione della dicotomia tra arte elevata e arte popolare e a un'analisi più raffinata e concreta delle varie arti e delle differenti forme della loro appropriazione. Dunque, lo scopo, è quello, come ha appena detto Schusterman, di arrivare a una dissoluzione del modo di pensare dicotomico, solitamente utilizzato dai principali autori che si sono occupati di questo argomento e che solitamente se ne sono occupati con un'ottica implacabilmente critica. Prosegue Schusterman. La ragione più forte e urgente per la difesa dell'arte popolare è che essa procura, persino a noi intellettuali, una soddisfazione estetica troppo grande per accettarne la denuncia a buon mercato in quanto degradata, disumanizzata ed esteticamente illegittima. Condannarla come adatta al solo gusto barbaro e allo spirito ottuso delle masse ignoranti e manipolate significa separarci non solo dal resto della nostra comunità, ma anche da noi stessi. Per queste ragioni, anche se la difesa dell'arte popolare può difficilmente fruttare un'emancipazione socioculturale dei gruppi dominati che consumano quest'arte, essa, cioè la difesa dell'arte popolare, può perlomeno aiutare a liberare quella parte succube di noi stessi che è ugualmente oppressa dalle pretese esclusive della cultura elevata. E questa emancipazione, attraverso il riconoscimento del dolore dell'oppressione culturale, può forse fornire sia uno stimolo sia una speranza per una riforma sociale più ampia. Sono quattro i fattori fondamentali che rendono particolarmente difficile difendere l'arte popolare contro la sua formidabile critica intellettuale.
Primo di questi fattori. Primo, la difesa deve essere rischiata più o meno in territorio nemico, dal momento che lo stesso tentativo di confrontarsi con la critica intellettuale implica sia accettare la forza della sua pretesa di esigere una risposta, sia accettare i termini della sua accusa, termini che non sono affatto neutri. Una seconda connessa difficoltà, prosegue Schusterman. Io nella lettura salto alcuni passaggi per forza di cose, per tempo limitato, andando ai punti chiave. Una seconda e connessa difficoltà è che gli apologeti intellettuali dell'arte popolare, dunque chi la difende, tendono a difendere eccessivamente i suoi difetti estetici. Sottoscrivendo acriticamente l'ideologia estetica dell'arte elevata e la sua critica estetica della cultura popolare, essi difendono l'arte popolare appellandosi alle circostanze attenuanti delle necessità sociali e dei principi democratici, anziché argomentare a favore della sua validità estetica. Sebbene di lodevole umanità, dice Schusterman, una difesa dell'arte popolare giocata interamente su un terreno socioculturale, è questo di ciò di cui sta parlando. Una difesa dell'arte popolare di questo tipo non è adatta ai lettori di questo libro di estetica pragmatista. Tali apologie sociali a favore dell'arte popolare indeboliscono, in realtà, secondo Schusterman, indeboliscono una sua autentica difesa, poiché, come le critiche a cui esse si oppongono, perpetuano il medesimo mito della abietta povertà estetica, esattamente come incoraggiano la stessa tipologia di frammentazione sociale e personale. Il discorso qui, commento, il discorso qui per Schusterman, cioè, è, come dice esplicitamente poco dopo, che un'autentica difesa dell'arte popolare deve essere giocata su un terreno specificamente estetico. La partita in qualche modo si gioca su quel terreno, cosa che altre difese dell'arte popolare non hanno fatto, a suo giudizio. Scrive Schusterman, una difesa adeguata dell'arte popolare esige la sua giustificazione estetica. Ma una terza ragione del perché una tale difesa sembra così implausibile è che tendiamo a pensare all'arte elevata solo in base alle opere più celebrate del genio, mentre l'arte popolare è solitamente identificata con i suoi prodotti più mediocri e standardizzati. Tuttavia, sfortunatamente, esistono tante opere mediocri eppure brutte di arte elevata, come devono ammettere anche i più accaniti difensori della cultura elevata. E come l'arte elevata non è una collezione indiscussa di capolavori, allo stesso modo, sostengo, l'arte popolare non è un indifferenziato abisso di cattivo gusto in cui non si dispiega ed esercita alcun criterio estetico. In entrambi questi tipi di arte, essendo la distinzione tra essi flessibile e storica, invece che rigida e intrinseca, c'è spazio per discriminazioni estetiche tra successo e fallimento. Dunque, commento, quell'obiettivo di una dissoluzione della dicotomia tra arte elevata e arte popolare viene qui ribadito spiegando che la distinzione fra i vari tipi di arte va intesa in qualche modo storicamente e pragmaticamente come flessibile e storica e non come rigida e intrinseca o in una maniera essenzialista, potremmo dire. Dal punto di vista pragmatista, questo è un cattivo modo di porre, di impostare la questione. Infine, il problema più grande per il termine estetico è forse la tendenza nel discorso intellettuale a ritenerlo appropriato esclusivamente come un termine proprio per l'arte elevata e di stile sofisticato, come se la stessa nozione di estetica popolare fosse una contraddizione in termini. Questa tendenza ha impedito ad alcuni che simpatizzano con le esigenze culturali popolari, ma guardano attraverso l'ideologia, fra virgolette, disinteressata e non commerciale della cultura elevata, ha impedito di riconoscere l'esistenza di un'estetica popolare che non sia del tutto negativa, oppressa e impoverita. Dobbiamo ammettere, scrive Schusterman, dobbiamo ammettere che il termine estetico ha origine nel discorso intellettuale e che è stato più frequentemente applicato all'arte elevata e al più raffinato apprezzamento della natura. Tuttavia, la sua applicazione non è più di certo così strettamente limitata. I predicati estetici tradizionali come grazia, eleganza, unità e stile sono regolarmente applicati ai prodotti dell'arte popolare senza evidenti equivoci. Per articolare
questa difesa, spiega Schusterman, per articolare la difesa dell'arte popolare che ha intenzione di proporre al lettore di estetica pragmatista, dovrò sfidare le principali accuse estetiche contro l'arte popolare. E poiché non posso pretendere di passare in rassegna qui tutte le arti popolari, mi concentrerò principalmente sulla musica rock e più precisamente sul funk ispirato alla cultura afroamericana. Il titolo del capitolo, come vi ho detto, è Forma e Funk, e per la precisione a pagina 151, per chi eventualmente avesse questo libro. Dunque, molto più avanti, nel sesto paragrafo di questo capitolo, Schusterman dirà espressamente che la forma può essere funky tanto quanto austeramente formale, discutendo lì l'accusa di assenza di forma adeguata, spesso mossa all'arte popolare, nella fattispecie alla popular music, alla musica rock, scusate, alla musica rock. Come vedete, è provocatorio già l'accostamento del concetto di forma e il concetto di funky, un concetto tradizionale della tradizione estetica, è uno decisamente tratto da una musica funky, solitamente non degnata di attenzione dai filosofi. Dunque, dice Schusterman, mi concentrerò principalmente sulla musica rock e più precisamente sul funk ispirato alla cultura afroamericana. Il mio studio sarà ancora più specifico, nonché più concreto, nel capitolo successivo, interamente dedicato all'estetica del rap. Questi capitoli insieme, quindi i due capitoli sulla sfida estetica dell'arte popolare e poi l'esempio, l'analisi minuziosa dell'estetica del rap, questi due capitoli insieme intendono dimostrare, attraverso la combinazione di un'argomentazione generale e di dettagliate analisi concrete, che l'arte popolare non solo è in grado di soddisfare i requisiti più importanti della nostra tradizione estetica, ma ha anche il potere di arricchire e rimodellare il nostro tradizionale concetto di estetica, in modo da liberarlo pienamente dalla sua alienante associazione con il privilegio di classe, l'inerzia politica e sociale e la negazione ascetica della vita. Dunque, come vedete, la formulazione è molto enfatica e ambiziosa. Non soltanto è legittimo occuparsi di arte popolare e nella fattispecie di musica rock da un punto di vista filosofico, non soltanto ciò è legittimo, ma è addirittura definito come un compito importante al fine, rileggo la frase perché appunto è enfatica e ambiziosa, è un compito non soltanto legittimo, ma anche importante al fine di, cito, arricchire e rimodellare il nostro concetto di estetica, in modo da liberarlo. Dunque, al fine di ripensare l'estetico o la dimensione estetica e di ripensare con esso anche l'estetica come disciplina filosofica. Prosegue Schusterman. Dal momento che le più feroci e dannose accuse all'arte popolare non sono rivolte al suo status estetico, ma alla sua nociva influenza socioculturale e politica, si potrebbe obiettare che una difesa estetica possa fare molto poco in realtà per legittimare l'arte popolare. L'obiezione, dice Schusterman, però, può essere affrontata mostrando che gli apparenti pericoli extraestetici dell'arte popolare, su cui si sono concentrati molti critici, sono direttamente collegati ai suoi presunti difetti estetici e largamente basati su di essi. Questa risposta non ci deve sorprendere, né deve essere vista come una riduzione formale del socio-politico all'estetico. Una volta che si riconosca che il gusto estetico come prodotto culturale è esso stesso formato socialmente e politicamente, possiamo notare come le più generali critiche all'arte popolare risiedano nell'estetico, analizzando una lista piuttosto lunga di accuse socioculturali e politiche redatta da Herbert Gans, che divide in quattro gruppi. In questa parte del capitolo, che io non leggerò, Schusterman prende per l'appunto in prestito questa lista di ricorrenti obiezioni socioculturali e politiche all'arte popolare, tratta da questo studioso Herbert Kant, per mostrare come alla radice di queste obiezioni di carattere socioculturale e politico vi sia sempre, in realtà, a suo giudizio, a giudizio di Schusterman, vi sia sempre un nucleo problematico di tipo estetico, vale a dire come l'obiezione di fondo, in realtà,
sia di natura estetica. Ragion per cui la difesa, la legittimazione dovrà giocarsi per l'appunto sul terreno estetico. Trovando inadeguata la difesa di Gantz, dice Schusterman, dopo aver preso in considerazione questa lista, questo elenco, possiamo proporre una risposta alternativa esponendo e contestando l'assunzione estetica su cui si basa. L'idea che la qualità culturale di una società debba essere necessariamente peggiorata dalla cultura popolare, invece che essere rafforzata e arricchita dal suo introdurre varietà culturale ed estetica, presuppone semplicemente che i prodotti della cultura popolare abbiano intrinsecamente un valore estetico negativo. Ma perché accettare questa assunzione presuntivamente necessaria, soprattutto una volta riconosciuto il tradizionale pregiudizio intellettualistico che la ispira? Domanda Schusterman. Difendendo l'arte popolare da certe accuse, quelle più ricorrenti, molto consolidate, spiega Schusterman, non intendo attribuire a essa una generalizzata assoluzione estetica. Riconosco che i suoi prodotti sono spesso esteticamente ripugnanti e deplorevolmente poco attraenti, così come riconosco che i loro effetti sociali possono essere nocivi, soprattutto quando vengono consumati in modo passivo e acritico. Ciò che voglio contestare, spiega Schusterman, sono gli argomenti filosofici secondo cui l'arte popolare sarebbe sempre e necessariamente un fallimento estetico, inferiore e inadeguato per sua costituzione intrinseca. Ossia, per dirla con Dwight MacDonald, che Schusterman qui cita, ossia che ci sono ragioni teoretiche per cui la cultura di massa non è e non potrà mai essere qualcosa di positivo. Citazione di MacDonald, che è Schusterman, Dwight MacDonald, un teorico importante della cultura di massa e molto critico, che Schusterman, cita a testimonianza di una posizione che va invece contestata. Nel dibattito sull'arte popolare, prosegue Schusterman, la mia difesa si situa tra i due poli del pessimismo di condanna, caratteristico delle elite culturali reazionarie, ma anche della scuola marxista di Francoforte e dei suoi attuali discepoli. Quindi si situa fra questo polo di pessimismo di condanna e l'ottimismo celebrativo esemplificato da The Popular Culture Association e The Journal of Popular Culture. Se il primo denuncia l'arte popolare con terrore quasi paranoico, come manipolazione maniacale priva di merito estetico sociale capace di riscatto, l'altro la accoglie con ingenuo ottimismo, come libera espressione del meglio della vita e dell'ideologia americane. Un ottimismo, dice Schusterman, che è un filosofo americano, un ottimismo che potrebbe essere ben considerato come il più cinico dei pessimismi. La mia posizione intermedia è un migliorismo, termine familiare nella tradizione del pragmatismo di Hueiano, è un migliorismo che riconosce i pesanti difetti e gli abusi dell'arte popolare, ma anche i suoi meriti e le sue potenzialità. Esso ritiene che l'arte popolare dovrebbe essere migliorata perché a volte lascia molto a desiderare e ritiene che tuttavia essa può essere migliorata perché è spesso in grado di conseguire un reale merito estetico e di contribuire degnamente a obiettivi sociali. Questa posizione insiste sul fatto che l'arte popolare merita una seria attenzione estetica, poiché privarla di una considerazione estetica equivale a consegnarne la valutazione e il futuro alle pressioni più mercenarie del mercato. Lo scopo a lungo termine del migliorismo, dunque di questa declinazione pragmatista di una estetica delle arti popolari, lo scopo a lungo termine del migliorismo è allontanare la ricerca da condanne o celebrazioni generali per meglio focalizzare l'attenzione su problemi concreti e su miglioramenti specifici. Forse la critica estetica più essenziale contro l'arte popolare è che essa semplicemente non è in grado di procurare nessuna reale soddisfazione estetica. Certo, anche critici più ostili sanno che l'industria cinematografica intrattiene milioni di spettatori e che la musica rock fa ballare e pulsare con piacere il pubblico. Tuttavia, schivano abilmente questi fatti ovvi e scomodi, negando che questa soddisfazione sia autentica. Le apparenti gratificazioni, sensazioni ed esperienze che l'arte popolare suscita sono licenziate come inautentiche e fraudolente,
mentre al contrario si ritiene che l'arte elevata sia in grado di offrire qualcosa di autentico. Un'analisi minuziosa delle obiezioni più frequenti mosse su questo terreno, quello della inautenticità della soddisfazione estetica procurata dall'arte popolare, un'analisi minuziosa di queste obiezioni rivela, scrive Schusserman, come l'ansioso zelo di privare l'arte popolare di qualsiasi cosa di positivo come il piacere abbia condotto i suoi critici non solo a negare che le sue esperienze e il suo godimento sono esteticamente autentici, ma più radicalmente a negare che essi sono reali o autentici in generale. In breve, l'accusa di inautenticità, una strategia dell'imperiosa presunzione intellettualista, implica che l'elite culturale abbia non solo il potere di determinare, contro il giudizio popolare, i limiti della legittimità estetica, ma anche il potere di decretare, contro ogni evidenza empirica, cosa può essere considerato un'esperienza reale o un piacere reale? Ma come può essere dimostrata un'affermazione così radicale? In effetti non può esserlo, ma si regge piuttosto sull'autorità dei suoi sostenitori e sull'assenza di fatto di una opposizione. Che cosa si intende veramente quando si afferma che le gratificazioni procurate dalla cultura popolare sono inautentiche? E quali argomenti servono a supportare questa affermazione? Forse l'interpretazione, la giustificazione più diretta dell'accusa di inautenticità è che le gratificazioni dell'arte popolare non sono reali perché non sono sentite profondamente, che sono inautentiche perché sono soltanto sensazioni deboli simulate. Tuttavia, obietta Schusterman, tuttavia l'esperienza della musica rock, che può essere vissuta in maniera così intensa e potente da somigliare a una possessione spirituale, smentisce senza dubbio tale accusa. Anche i più severi critici del rock riconoscono la sua potenza appassionatamente reale e le inebrianti soddisfazioni destate dalla sua esperienza, proprio come lamentano le gravissime conseguenze sul piano educativo e lo sfruttamento spietatamente commercializzato del suo potere. Qui Schusterman, non leggo i passaggi, si sofferma sulle critiche, appunto basate su argomenti molto standard, molto ripetuti e un po' basati su pregiudizi e preconcetti, così argomenta Schusterman, le critiche di Alan Bloom. Patentemente e minacciosamente reali per intensità e fascino, le gratificazioni dell'arte popolare sono spesso disprezzate come inautentiche in un altro senso, quello della caducità. Non sono reali perché labili. Tale argomento tuttavia non regge. In primo luogo, a livello logico, è semplicemente falso indurre l'irrealtà di qualcosa dalla sua caducità. Questa inferenza può sembrare convincente, non solo perché possiede un buon pedigree filosofico che risale a Parmenide, ma anche perché si serve di una motivazione psicologica forte, il nostro profondo bisogno di stabilità, che viene solitamente frainteso come bisogno della certezza di una permanenza effettiva. Ma nonostante questo sostegno in pregiudizi così potenti e perduranti, l'inferenza è chiaramente sbagliata. Qualcosa che esiste solo per un momento esiste nondimeno realmente. È una gratificazione temporanea, è pur sempre una gratificazione. Peraltro, l'argomento secondo cui la caducità implica l'inautenticità non può servire a screditare l'arte popolare rispetto all'arte elevata, giacché, se accettato, l'argomento sarebbe ugualmente valido contro le gratificazioni di quest'ultima. Siamo soddisfatti in modo permanente o anche duraturo dalla lettura di un singolo sonetto o dalla visione di una dozzina di quadri? Il carattere passeggero di queste gratificazioni implica che esse siano in qualche modo ingannevoli? Certamente no, risponde Schusterman, poiché uno degli aspetti positivi del piacere estetico è che, mentre gratifica, stimola anche il desiderio di maggior piacere dello stesso genere. Se il piacere estetico che proviamo per un oggetto ci lascia senza la voglia di averne di più, probabilmente non siamo stati affatto compiaciuti. Bisogna anzi mettere in dubbio la generale insistenza sulla gratificazione perdurante. Sembra troppo teologica e trascendentale. Nel nostro mondo di continuo cambiamento e desiderio non ci sono gratificazioni permanenti. E l'unica fine del trascorrere del piacere e del desiderio di qualcosa di più è la morte. Una critica differente della caducità, che viene comunemente avanzata contro l'arte popolare, si riferisce non alla fugacità delle stesse gratificazioni, ma alla labilità della sua capacità di gratificare. Le opere dell'arte popolare non resisterebbero alla prova del tempo, rimangono in testa alle classifiche, come per l'appunto nelle hit della musica pop e rock, rimangono in testa alle classifiche per una stagione,
ma rapidamente perdono il potere di intrattenerci e cadono nel dimenticatoio. L'arte elevata invece, così suona l'obiezione tradizionale, l'arte elevata invece conserva la propria capacità di gratificare. Tuttavia, anche riconoscendo tutto ciò, dice Schusterman, l'argomento rimane gravemente difettoso. Prima di tutto, è ancora troppo presto per concludere che nessuno dei nostri classici dell'arte popolare sopravviverà come oggetto di godimento estetico. Inoltre, tendiamo a dimenticare le ragioni socioculturali e istituzionali che garantiscono la duratura piacevolezza dei classici dell'arte elevata. L'educazione e la disponibilità di scelta giocano un ruolo cruciale, ma spesso dimenticato nella determinazione degli oggetti del nostro piacere. Infine, anche se riconosciamo, saltando anche qui una serie di passaggi per toccare i principali punti del capitolo, infine, anche se riconosciamo, che le opere di arte popolare sono caduche e che la loro capacità di piacere è relativamente breve, ciò non le rende prive di valore, né rende inautentiche le gratificazioni che esse procurano. Presumere che sia così significherebbe identificare il piacere e il valore con la permanenza. Esiste invece un valore anche delle cose effimere, e anzi a volte esso consiste nella stessa transitorietà di queste ultime. Brevi incontri possono essere più dolci e intensi di lunghe relazioni. Schusterman qui chiaramente sfrutta questa analogia con ciò che può accadere nella nostra comune esperienza umana di vita e il valore del transitorio e dell'effimero che può, ciò non di meno, abbinarsi all'intensità e all'importanza. Sfrutta questa analogia per utilizzare lo stesso argomento su un terreno estetico riguardo al rapporto fra appunto l'arte elevata e l'arte popolare. Brevi incontri possono essere più dolci e intensi di lunghe relazioni. Rifiutare il valore dell'effimero è stato un pregiudizio piuttosto costante della nostra cultura intellettuale e forse era un pregiudizio molto funzionale alle passate condizioni. Tuttavia, si tratta comunque di un pregiudizio che inaridisce e smorza i nostri piaceri. Esso di fatto ostacola uno dei modi principali di costruire una vita che soddisfi stabilmente. Infatti, quando i piaceri fugaci vengono denigrati come relativamente privi di valore e non meritevoli di attenzione, non si pensa seriamente a come essi possano essere meglio raggiunti, ripetuti e integrati nella nostra vita. Di conseguenza, tali piaceri e i loro effetti, talvolta esplosivi sulla vita, vengono pericolosamente abbandonati ai capricci del caso, al cieco desiderio e alle pressioni indottrinanti della pubblicità. Molta arte popolare, a dire il vero, dice Schusterman, è conforme all'analisi di Horkheimer e Adorno. Qui chiaramente, nel citare Horkheimer e Adorno, Schusterman fa riferimento in primo luogo al capitolo sull'industria culturale, meritatamente famoso, importante di dialettica dell'illuminismo. Molta arte popolare conforma all'analisi di Horkheimer e Adorno, ma la loro critica tradisce anche la confusione semplicistica, così ritiene Schusterman, tra una legittima attività e una seria riflessione, tra qualunque sforzo e sforzo intellettuale. Qui sto facendo riferimento a un passaggio che ha citato da Dialettica dell'illuminismo. I critici della cultura popolare si rifiutano di riconoscere che esistono attività umanamente utili ed esteticamente proficue al di fuori di uno sforzo intellettuale. Così, anche se ogni arte e ogni godimento estetico richiedono di fatto un qualche sforzo attivo o il superamento di qualche resistenza, da ciò non segue che esse necessitino dello sforzo di un pensiero di testa propria, fra virgolette, anche qui una citazione. Esistono altre forme più somatiche di sforzi, resistenze e soddisfazione. Mi avvio alla conclusione delle parti scelte da Estetica Pragmatista. Apprezziamo, e mi avvio alla conclusione appunto con passi che trattano la musica rock. Apprezziamo di solito le canzoni rock ballando e cantando, seguendo la musica spesso con uno sforzo così vigoroso che diamo segni di cedimento e alla fine ci sfianchiamo. E questi sforzi, come intuito da Dewey,
implicano il superamento di alcune resistenze come imbarazzo, paura, goffaggine, consapevolezza critica, mancanza di vitalità. Citazione da Arte come esperienza. Chiaramente a livello somatico si riscontrano maggiore attività e sforzo nell'apprezzamento del rock che in quello della musica colta, in cui i concerti ci costringono a restare seduti in un silenzio immobile che spesso concilia non solo la mera torbida passività, ma anche un sonno profondo. Qui, a mio modesto avviso, Schusterman è un po' troppo critico, ma l'intento provocatorio anche della sua analisi spiega una formulazione di questo tipo. Il termine funky, utilizzato per caratterizzare ed etichettare molte canzoni rock, deriva da una parola africana, vado a concludere con quest'ultimo capoverso, che significa sudore positivo e che è espressione di un'estetica fondata su un coinvolgimento vigorosamente attivo e collettivamente appassionato piuttosto che su un critico di stacco privo di passione. La risposta molto più energica e dinamica evocata dal rock mette in luce la fondamentale passività del tradizionale atteggiamento estetico di contemplazione disinteressata, distanziata. Le arti popolari come il rock, come suggeriscono così, un estetico radicalmente rivisto, con un gioioso ritorno della dimensione corporea che la filosofia ha a lungo represso al fine di preservare la propria egemonia attraverso quella dell'intelletto in tutti gli ambiti in cui sussiste un valore umano. Il capitolo va avanti ancora a lungo, io però mi fermo qui per motivi di tempo, avendo anche ricevuto un richiamo dal collega Guidetti con un SMS che mi invitava l'amico Luca a concludere, essendo io tendenzialmente un po' chiacchierone e prolisso, però non posso non concludere, vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e anche qui vorrei concludere con un brano rock, mi sembra una degna conclusione che condivido con voi, dura 3 minuti e quindi credo che ci sarà il tempo per altri 3 minuti di musica rock. Grazie per la vostra attenzione, spero sia stato interessante. Buona serata, buon proseguimento e in generale buon tutto in questo periodo difficile. Queen of the underground.